Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete dal titolo, questo sarà un video molto particolare perché sarà sì un video acquisti su delle magliette prodotti acquistati da Pampling, di cui ho pagato ogni singolo centesimo, non mi è stato regalato assolutamente nulla ragazzi. Però sarà un video un po' diverso dal solito, in quanto dovete sapere che io ho sempre paura di acquistare online maglie con le stampe, perché ho paura appunto che queste stampe si rivelino una ciofeca, ovvero tipo quelle classiche di plasticosa che sono appunto appiccicate sopra la maglietta, che una volta lavata, usata una volta e lavata pure una, due, massimo due volte, appunto già si sgretola e viene via. Io sono anni che compro maglie con le stampe, che però le compro fisicamente, non online, quindi so riconoscere una stampa, una maglia che fa schifo e una maglia invece buona. Qui ho avuto anche problemi, infatti ho comprato una maglia, una volta mi sembra mio fratello in una Luca Comics, una maglia di Zelda, che sembrava bella, di vista sì, ma infatti potevano toccare. È tutta una cosa veramente brutta, però bella, lavata una volta, fatto i pallini e la stampa sta praticamente venendo via, una ciofeca di maglia. Quindi ho sempre avuto abbastanza timore di acquistare online, finché appunto sono uscite un po' di maglie che mi interessavano, poi c'è anche una ragazza che mi ha un po' spinto, mi ci fa sì, ok. Intanto infatti ho fatto per errore due ordini, perché un ordine, la sua maglia, che dove ho inserito anche le mie invece, così si vede che non è stato, e appunto giustamente la sua maglia. Con ogni maglia vi regalavano, poi al momento che ho fatto l'ordine, un paio di calzini, non a vostra scelta, quindi un paio di calzini, voi mettevate il numero di piede e loro vi prendevano un paio di calzini, regalavano a caso. Quindi mi è arrivata la sua, poi siccome ho visto che la sua è andata da sola, non c'era la mia maglia, ho fatto un altro ordine. Nel mio ordine ho utilizzato la possibilità di spendere 25 euro per due maglie, quindi appunto 12,50 euro l'una invece che 16,90 euro, una cifra simile. Diciamo che i prezzi cambiano moltissimo da maglia a maglia, da stampa a stampa, scusate, e per ogni stampa non c'è sempre uomo o donna, a volte sono unisex e non c'è lo stesso colore. Ho notato che per gli uomini tipo c'è un colore e per le donne un altro, non capisco veramente perché questo. E ho scelto di prendere appunto due maglie. Ora, adesso vi farò vedere tutti i prodotti impacchettati, cioè sentite, ma ancora imbustati, mi sono appena arrivati ragazzi, quindi non ho neanche aperto io, cioè vedo le stampe, le conosco, però non ho aperto, non ho visto il tessuto né niente. Lo farò davanti a voi e poi ve le farò vedere, a fine video ve le farò vedere appunto indossate, quindi ci sono delle clip in cui le indosso per vedere come stanno, e poi, cosa molto importante, ve le farò vedere post lavaggio. Quindi da vedere se effettivamente vale la spesa o meno acquistare da Pampling. Vi farò sicuramente il video in cui farò vedere dopo il lavaggio, sarà dopo un solo lavaggio, però vi terrò aggiornati su Instagram nel caso notassi che magari dopo tre lavaggi la maglia è da buttare. Sicuramente lo scrivo, perché se succede una cosa del genere sarò incazzata nera, ragazzi, quindi sicuramente lo farò. E l'unica cosa, ho già lavato prima un paio di calzini, perché mi è arrivato un paio di calzini anche per il mio ragazzo, mentre che lui questo paio di calzini non li indossa e quindi l'ho tenuto io. Allora, questi tra l'altro li ho già lavati, vi mostro subito ragazzi, così ce li togliamo dai piedi. Sono questi calzini con gli unicorni. Lui appunto non indossa i calzini corti e sono fatti in questa maniera con tutti gli unicorni che fanno la dub. Sono bellissimi. Questi calzini poi vi metterò appunto la clip finale in cui vedrete i prodotti, perché questo tipo di programma che utilizzo per montare non mi permette di mettere le clip in sovraimpressione, così come le immagini, quindi vi farò poi le clip finali, vi metterò alla fine del video. E non so se si nota, dopo già il primo utilizzo hanno iniziato a perdere i fili cuciti, no? Cioè ad esempio un filo rosa che ho qualche parte, eccetera, eccetera. Dopo invece il primo lavaggio, che l'ho fatto tra l'altro stamattina, quindi l'ho lavato stamattina, hanno già fatto i pallini. Ora non so, io indosso sempre i classici calzini bianchi della Pompea, della Superga, proprio classici calzini bianchi, senza stampe, senza ricamini vari. Quindi io non ho mai utilizzato calzini del genere, quindi non saprei dire se è normale o meno, però cioè, non si vedrà, però già qui c'è un filo che parte. E poi ci sono altri, guardate qua, un altro filo che parte. Non lo so. Sinceramente, se li avessi acquistati, che costano questi qua 4,90 e quelli lunghi 5,90, sinceramente, ragazzi, cioè, mi sembra un po' tanto per un coso del genere. O sono di per sé fallati quelli che regalano, che potrebbe essere,
dovrei vedere poi come saranno quelli del mio ragazzo, perché a lui gliel'ho acquistati i calzini. Li ho messo un paio nell'ordine, nel senso, questi qua li ho regalati, ma ce n'era un paio con quelli lunghi con le paperelle, blu con le paperelle, che quelli li ho proprio pagati. Che appunto spero non faccia lo stesso lavoro, perché sennò è veramente brutto come lavoro, cioè è veramente brutto. Già con i pallini così dopo un lavaggio, cioè, sono gratis questi, quindi non mi lamento, però se li avessi acquistati mi lamenterei, e come. Adesso passiamo a quelli che invece non ho ancora neanche aperto, e non mi trovo neanche le forbici vicino, quindi non vi posso far vedere aperti, però poi vedete le clip dopo. Allora, siccome ho acquistato due mani, mi sono stragate appunto due paia di calze, tutte entrambe lunghe ed entrambe nere. E un paio sono molto contenta di averle, perché comunque mi piace la stampa. L'altro le uso, ma allora, quelle che non mi piacciono sono queste. Sono nere con la stampa con i teschi. Allora, ragazzi, io sinceramente non indosso i teschi, non mi piace proprio la stampa dei teschi, neanche se quando vesto dark, o quando comunque vestivo dark quando ero più piccola, più giovine, che vestivo molto più dark di adesso. Non indossavo i teschi, perché i teschi proprio non mi piacciono, è una cosa che non, no, 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 no. Però ce l'ho, sono gratis, li utilizzo. Così a primo impatto questi li sento molto più leggeri rispetto a quelli degli unicorni, che sono più spessi. E le calze sono fatte 85% cotone, 12% poliamide e 3% di elastan. Quindi comunque sono un ottimo prodotto come tipo di composizione. Mi sono una rompipalle sulle composizioni, ragazze, ragazze e ragazzi. Vedremo anche queste che gioco faranno. Effettivamente la calza lunga, però adesso quando è che le uso che fa caldo? Non lo so. Vedremo un attimo. Intanto queste calze qui, e poi mi sono arrivate anche queste che invece sono quelle che mi piacciono di più. Devo dire che i colori sono un pochino spenti, anche nella realtà, non sono così accesi, però mi piace la stampa di Pac-Man. Sono molto carini con Pac-Man, poi sono gratis, quindi però sono con questi che già li sento non spessi, però no, forse sono allo stesso modo. Ma questi mi sembrano più sottili. No, forse sono uguali, perché quelli dei ricordi sono più spessi, li ho già messi e ci ho sudato, quindi so che sono più spessi, non so perché sto facendo tutto ciocco. Perché sta arrivando il sole, quindi fa un po' un ciocco. E ovviamente non sono calzini estivi, ragazzi. Questi sono utilizzati in autunno-inverno. Per me in autunno, perché in inverno utilizzo le calze pesanti. Quindi, appunto, queste sono state le calze che mi sono state regalate. Ma adesso veniamo al succo, al motivo perché per cui sono qui. Ci sono due maglie, ragazzi. Una l'ho acquistata di mia spontanea. Cioè, entrambi ho acquistato di mia spontanea volontà, però una volevo proprio quella e la volevo assolutamente, l'altra mi è stata consigliata. Io penso che capirete subito qual è stata appunto quella che volevo intensamente, l'altra quella che è stata consigliata, capirete subito, ragazzi. Le due maglie sono queste. Sono una nerd e una non nerd, però comunque molto molto bella, una bianca. Una bianca e una nera, ed entrambe ho preso la taglia M. E ho controllato principalmente la larghezza di qua, perché la lunghezza non mi interessa più di tanto, ma questa sì, perché comunque è troppo aderenti, cioè sì, ok, ma non troppo. E per adesso sicuro ho preso appunto la M. Adesso le apriamo subito insieme. Tra l'altro questa qui, vi metterò poi le clip. La media futuro mi farà vedere le mani indossate, e questa qui dovrebbe riuscire a far vedere anche al buio, perché al buio non fa strano odore, al buio appunto dovrebbe illuminarsi in maniera particolare. Ma magari chi voi bazzica su Pampling lo sa già. Allora, innanzitutto partiamo dalla prima. Beh, direi che ci siamo come taglia. Allora, lì sembra nera, in realtà è un blu navy, quindi un blu tendente al nero, molto molto scuro, ma in realtà è blu. Cioè, nel senso, sembra nero, ma in realtà è blu. La luce del sole è blu. Poi magari quando vedrete indossata sembrerà blu, non lo so. È a mezza manica e ha questa stampa con il gatto di Schrödinger che spunta appunto dalla scatola. Ho preso il modello donna, ma sembra unisex.
io poi ho preso Donna, però sembra unisex, e appunto il gatto di Schrödinger con scritto I'm Alive, ed è molto bella, molto mi piace un sacco, non vedo l'ora di vedermela indossata, ragazzi. E allora, parliamo della stampa. Ok, è di quelle stampe che sono appiccicate sopra la maglia, si sente la gomma. Si sente. Io spero ci metta molto a rovinarsi, sinceramente. Però non lo so. Vedremo. E appunto questa è la prima. E la seconda, non meno importante, anche questa la stampa gomina che si sente appiccicata sopra, però questa mi sembra meno invasiva di quella lì nera, non so come, è blu, non so come mai. Anche di questa ho preso la M. Questa si vede che ha il taglio da donna, non so perché l'altra no. E appunto questa qui con i cactus con scritto Free Hacks. È troppo bella, ragazzi. Sono troppo contenta, veramente bella. La stampa è appunto, sembra comunque buona, però voglio aspettare il lavaggio per dire com'è veramente la stampa. Non è come quella di Dragon Ball che è dentro il tessuto, però è applicata sopra. Però mi piace. Tanto le maglie, ragazzi, sono in 100% cotone, quindi con queste, cioè, sì, sudate perché fa caldo, però non morite, non è poliamide o viscosa. Che carine. Aia. Ah, già vedo un difetto qui. Allora, vista in controluce, ragazzi, io non vedo, non vi vedo di traverso, però vedo, soprattutto dove ci sta il nero, vedo attraverso, cioè vedo il bianco della maglia. Non so se riesco a farvelo vedere. Vediamo. Ecco, vedete che dovrebbe riuscire a vedersi che dove ci stanno i punti scuri si vede attraverso. Probabilmente è, spero che si sia visto, non lo so. Probabilmente è per la stampa. Questa cosa non mi piace molto. Non mi piace molto questa cosa, però vedremo appunto post lavaggio come sarà. E adesso vi lascio che me le metto addosso, diciamo, me le provo e poi ci vediamo appunto con la me nel futuro che vi farà vedere i prodotti dopo averli lavati. Ok, ho messo la prima, devo dire che come taglia è proprio giusta, giusta, perché non mi stringe ma non è neanche larga, quindi ovviamente è giusta la taglia. Questa è quella con i cactus, ci sono anche le spalle, vi mostrerò tutto adesso. Riesco ad alzarmi? Tutto. Ragazzi, che complicanza. Ok? E devo dire che mi piace. Spero si sia visto qualcosa di dietro. Ok, ragazzi, posso dire che anche con questa ci siamo. Tra l'altro mi piace un sacco come mi sta indosso. Forse è più questa che l'altra, non so perché. Comunque, questa è la Blu Navy di Schrödinger. Più o meno l'altezza è questa. Si vede che è da donna, non si vede che appunto è unisex. Non so perché mi sembrava unisex prima. E mi piace questo scollo che non è attillato o comunque troppo. Mi piace. Si conosce propriamente... piace un sacco. E poi se riesco a farvela vedere com'è dietro, è normale accollata come l'altra. Nel mentre aperto capelli, questi sono i calzini che avevo già lavato, che volevo farvi vedere. Allora, come potete vedere, stanno già formando tutti i pallini, cosa obbrobriosa, e anche i fili appunto sono partiti qua un po' meno. Guardate qui, è un disastro. Non so se è normale nei calzini appunto con i disegni, non credo, perché il mio ragazzo li mette, però appunto pallini ovunque. Ecco, avevo citato la maglia di Goku, che la faccio vedere chiusa perché è nel cassetto, che ha questa stampa che è molto molto particolare, che è come se fosse impressa dentro il tessuto, ok? Quindi non è
applicata sopra, ma come se fosse proprio dentro il tessuto, non so come diavolo l'abbiamo fatto. E lo fai vedere la differenza, appunto. Questa l'ho lavata tantissime volte, ragazzi, perché l'ho presa a Monopoli l'anno scorso ed è cioè come se l'avessi appena comprata. E vi farò vedere appunto le altre dopo. Ok, video post lavaggio. Allora, vedete qua cosa ha fatto la stampa? Si è un po' rovinata, tipo ho fatto dei pilucchini, non so bene come definire questa parte qua. Principalmente lì sulla parte scura si vede tantissimo che ha fatto questo lavoro. E non mi piace questa cosa. Sembra vecchia, già vecchia come mani, è una cosa che proprio non mi è piaciuta proprio per niente. Quindi, boh, ve la porto. Luce del sole, magari si vedrà molto. Ecco, vedete? C'è pilucchini bianchi così. E io l'ho lavata, c'è un sacco di maglie con le stampe. Mio fratello ha un sacco di maglie con le stampe, quindi non è che non sappiamo lavare le stampe. Però, appunto, non hanno mai fatto un gioco del genere. Quindi tra questi qua, appunto, e i calzini sono un po'. Comunque, a parte la cosa del vedersi o non vedersi, lo fa vedere che la stampa si è un po' rovinata, è un po', cioè, così. E allora, nell'impatto e insieme quando lo mettete addosso non si vede più di tanto, però no, non è bello, non è bello per niente. Quindi ragazzi, questa è la conclusione di quello che riguarda Pumping. Questo video è stato veramente un'epopea perché è stato nell'hard disk per 2 settimane. Questo è appunto quello che penso di questa marca. Acquisterò o non acquisterò più da questa marca? Bella domanda. In realtà sono più per il no che per il sì. Mai dire mai nella vita. Sicuramente non acquisterò più calzini, questo è poco ma sicuro. Maglie forse sì, però non lo so ancora. Non lo so ancora, ragazzi. Per ora sto ferma così perché non c'è, cioè, soprattutto questa qua bianca, anche se la uso perché comunque la uso, non mi è piaciuto il risultato della stampa, quindi non so, sono abbastanza indecisa. Che vi ho fatto vedere non è appunto come quella di Goku, che è una stampa completamente diversa da quella di Goku. Io penso che con quella stampa non la troverò mai più. Quindi niente, ragazzi, questo è il mio commento per quanto riguarda Pumpling. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!